Quello che è avvenuto anche a Crotone è tutti gli effetti una strage con delle responsabilità. Noi abbiamo responsabilità a monte che costringono queste persone a lasciare il loro paese, abbiamo delle responsabilità nel fatto che chiudiamo i canali legali di accesso, quindi queste persone non hanno alternativa a intraprendere quelle rotte e quindi è colpa nostra se quelle persone si trovavano lì. Per questo è corretto parlare di strage anche come responsabilità generale e poi ovviamente chiediamo davvero che si accerti se ci sono state responsabilità dirette nel modo in cui queste persone sono o non sono state soccorse. Criminalizzare la solidarietà serve sia per i vari traffici, ma serve anche per far fuori una visione del mondo, della giustizia, della fraternità, e ne pagano le conseguenze in primis gli ultimi del mondo, ma poi ne paghiamo le conseguenze tutti quanti noi. E nessuno può permettersi di usare parole che offendano le scelte e la sofferenza di queste persone. Il modo migliore per sgominare i trafficanti e anche per debellare, nel caso di un'altra rotta, quella libica, la potentissima mafia libica, sarebbe quella di aprire canali legali di accesso, perché a quel punto nessuna persona si affiderebbe a quelle rotte, nessuna persona passerebbe dalla Turchia o dalla Libia per arrivare in Europa. Se aprissimo i canali legali di accesso, i trafficanti verrebbero sconfitti in pochissimi giorni. Quando l'Italia ha fatto il famoso memorandum con la Libia nel 2017, ai tavoli con i servizi segreti italiani sedevano due super boss della mafia libica. Ora, grazie a questi continui finanziamenti, il potere della mafia libica è diventato uno strapotere, per cui a distanza di 5 anni quasi da quegli accordi, Bija e Al-Khoja non hanno più un ruolo dietro le quinte. Ora loro hanno assunto un ruolo ufficiale. Se l'Unione Europea finanzia le mafie libiche per contenere i migranti e noi non ci scandalizziamo, allora significa che non c'è speranza. La nostra vera identità, quella che ci hanno trasmesso anche le generazioni passate, è quell'identità che si compie soprattutto nella giustizia e nella fraternità. Noi per questo siamo fatti. Costruire insieme una società dove veramente la giustizia e la fraternità siano reali e siano carne. Questo è quello che fanno tante associazioni, movimenti, quello che facciamo noi come Mediterranea e che fanno tanti altri di tanti ambienti. Ecco, questa è la vera identità europea che rinasce dal basso. Proprio lì dove ci sono queste stragi, nell'impegno di tantissime persone accanto a queste persone migranti, rinasce dal basso una vera civiltà umana, europea, una civiltà veramente della giustizia, della fraternità e dell'amore.